Pace bene, io sono Fra Jean Miguina, custode in Chad e Centrafrica, la custodia cappuccina dei frati cappuccini qui in Africa, comprende la nazione del Centrafrica e quella del Chad, quindi siamo frutti anche dei confratelli di Foggia e altre province dell'Italia, della Francia, del Canada e anche della Polonia. Quindi in questo mese mariale vogliamo chiedere una intenzione di preghiera per nostra circoscrizione, ma anche per tutta l'Africa, soprattutto in questi giorni dove abbiamo la pandemia del Covid-19 o coronavirus che sta uccidendo tanta gente, e abbiamo anche un pensiero per tutte le persone morte in questi giorni, in questi mesi, di questa malattia grave per il mondo. Diciamo che l'Africa è stata anche colpita da questa malattia, ma non così tanto come in Europa o in America. E il problema è che con questa pandemia i governi hanno cercato di prendere misure per limitare questa malattia, e si trova che queste misure non soltanto hanno avuto impatto sulla popolazione, ma cercano anche di rendere la vita difficile, la vita quotidiana voglio dire, perché qui la gente vive di quello che trova ogni giorno, sia nel mercato o sia con un lavoro informale. Allora, costringerli a rimanere a casa o a non fare attività è proprio uccidente, più della pandemia, perché finora non abbiamo tanta gente che è morta. Non voglio dire che la gente morta poco non è qualcosa, ma il numero non è così grande. Ma temiamo che con queste restrizioni arriveremo a avere difficoltà per la gente che non avrà da mangiare o non potrà sopravvivere con i mesi pochi che hanno ogni giorno. E lavorando con la gente vediamo questo, ecco perché a volte le misure non sono rispettate e che quindi crea una difficoltà a limitare questa pandemia, ma anche rispettando le misure hanno anche il problema di trovare da mangiare, di trovare qualcosa per sopravvivere. Quindi il nostro auguro, nostra preghiera, e chiediamo anche a voi di pregare con noi per trovare la possibilità di resistere a questa malattia e che anche i ricercatori trovano la possibilità di un vaccino o di possibilità come in Madagascar, che hanno trovato una pianta che aiuta a limitare questa malattia, o anche un vescovo a Douala, in Cameroon, che ha trovato possibilità di limitare la malattia in queste persone infettate. Quindi la nostra preghiera è per questa gente che sta cercando soluzioni per l'umanità, e crediamo che con la preghiera mariana sicuramente il Signore ci aiuterà anche a limitare questa cosa, e auguro che l'Africa possa anche resistere bene e salvaguardarsi e trovare la possibilità di andare avanti già con tanti problemi che abbiamo. Non vogliamo ancora avere un altro problema che possa farci avere difficoltà nella vita.
E quello la richiesta che vorrei porre a voi per pregare anche con noi per questa pandemia e tutta l'Africa. Grazie.